Ci risiamo, seconda parte di Polifemo, e parliamo di problematiche inerenti alla sanità, ma faremo anche una bella capatina circa le problematiche della polizia locale. Siamo in compagnia dell'USB e del consigliere regionale Mino Borracino. Andiamo subito allora a salutare gli ospiti. Alla mia destra Francesco Rizzo, coordinatore provinciale di Taranto dell'USB. Alla mia sinistra il consigliere regionale Mino Borracino. Ci dica la sua sigla politica. Noi a sinistra. Noi a sinistra. Lui è l'ala di sinistra, perché la sinistra in Italia non esiste più. Renzi esiste. Nel PD non esiste. Il PD oramai è la nuova democrazia cristiana, con qualche, diciamo, da rossa è diventata arancione sbiadita. Vabbè. Certamente. Diamo appuntamento lunedì sera ad un'iniziativa importante, facciamo la biblioteca a Clavio. Benissimo. Per la costituente della sinistra. Un po' di pubblicità gratuita. Non guasta. Se si trova qualche sponsor, noi non li rifiutiamo. Non guasta. Bene, scherziamo naturalmente. Mica tanto. A seguire Gianni Palazzo, alla mia sinistra, coordinatore dell'USB per il comparto sanità. E alla mia destra, dicevamo le problematiche della polizia municipale, Angelo Ferrarese, coordinatore appunto dell'USB per quel che riguarda la polizia locale. E allora partiamo subito da Francesco Rizzo, coordinatore provinciale di Taranto, un USB che cresce, che si espande nell'ambito sanitario, nell'ambito della polizia municipale. Avete preso di petto la realtà, la problematica di Sanità Service in difesa dei lavoratori. Poi ovviamente Gianni Palazzo, essendo il responsabile, ci entrerà nel merito, no, della vicenda, del problema della internalizzazione. Ma lei, Rizzo, da coordinatore, l'USB ha dato un'impronta forte, ha voluto scoperchiare certe pentole che misteriosamente bollono, ma il coperchio viene sempre tenuto sopra. Sì, è una manifestazione, quella di venerdì scorso, che ha avuto un esito davvero al di là di ogni rosea aspettativa come partecipazione. Sì, è stata, la partecipazione è stata clamorosa. Siamo rimasti colpevolmente, come dire, impressionati dalla partecipazione in massa delle persone. Noi, come al solito, come dire, ci buttiamo di petto, come dicevi tu, rispetto alle problematiche. Gettate il cuore oltre l'ostacolo. Il cuore oltre l'ostacolo, perfetto. Ma abbiamo, c'è da chiarire una cosa. In realtà, poi, rispetto alla questione della Sanità Service in Puglia, per l'USB questo è un po' come il secondo tempo, perché poi il vero artefice a livello sindacale di quelle che sono state le internalizzazioni partite qualche anno fa è stata proprio la nostra sigla sindacale, proprio con Gianni Palazzo, che stasera è qua con noi, che è stato l'artefice, come dire, riconosciuto poi un po' da tutti come colui che diede il via a questo meccanismo. Oggi siamo chiamati in campo a tutelare quelli che sono i diritti acquisiti dai lavoratori rispetto alla non posizione che la Regione Puglia in questo momento rispetto alla questione della Sanità Service c'è un fatto, non chiarisce. Che diamo atto a chi ha partecipato a quell'incontro organizzato da voi, diamo atto al consigliere regionale Mino Borracino. Devo dire, da sempre vicino alle problematiche della sanità. Poi si può condividere o non condividere la linea, però almeno i problemi vengono tenuti in considerazione. Era presente il consigliere regionale Galante del Movimento 5 Stelle. Dopodiché Donatella Durante, così ci dicevo come regionale, come parlamentare, l'onorevole Durante. Degli altri parlamentari non c'era traccia alcuna, come non c'era traccia alcuna degli altri consiglieri regionali. Il PD assente. Onorevole Perino, assente lei e assenti i suoi uomini. Prego. No, sta cosa è bene chiarirla. Noi abbiamo invitato tutti. Gli unici ad essere presenti sono stati Mino Borracino, Marco Galante e Donatella Durante. Tra l'altro, che tengo a precisare, che non avevamo invitato, ma in realtà, come dire, è venuta, a noi ha fatto piacere, perché, come dire,
Il Consiglio Comunale di Taranto, nessuno. Il sindaco, zero. Responsabile della sanità, zero. Zero. Responsabile Rizzo, della ASL di Taranto. Piccola, un piccolo rimprovero, scherzo tra me. Sì. Deve guardare i favori di telecamera. Ah, ecco. Se no, la vedono. C'ho un po' di collo. Frega. Cioè, quindi, come dire, siamo rimasti colpiti dal fatto che c'è stata molta sensibilità da parte di coloro che hanno voluto partecipare a quell'assemblea che è stato un piccolo evento, e come al solito da parte del, purtroppo, dei consiglieri comunali, del consiglio comunale di Taranto, come dire, la completa indifferenza rispetto a quello che rischia di diventare un dramma per centinaia e centinaia di lavoratori. Ci saremmo aspettati, almeno da questo punto di vista, come dire, la partecipazione. Anche perché poi, quando noi ci lamentiamo e diciamo gli ospedali, e la pulizia, e questo, per questo, e le sicurezze, e la questione di sicurezza, ma se non consideriamo le esigenze, non tuteliamo gli operatori del settore, poi negli ospedali, nelle strutture sanitarie, non esiste solo il primario, lo scienziato di turno, ma esistono anche i portieri, esistono coloro i quali fanno il lavoro sporco, tra virgolette, nel senso che si rimboccano le maniche e lavorano, e da loro parte il meccanismo. Prendendo quello che ha detto Tommaso Fiore nel suo intervento, lui parla, no, degli addetti delle pulizie, che sono, come dire, proprio la parte, no, iniziale, no, centrale della questione della sanità. E l'ultima cosa che vorrei dire, vorrei aggiungere, sono rimasto dalla massa di persone che ha partecipato, sono rimasto veramente colpito, perché poche volte mi è capitato di notare questo tipo di compattezza tra le persone. Anche qua noi abbiamo invitato tutti, anche altri soggetti sindacali rispetto a questo, però nessuno, come dire, ha risposto. Prego, prego, no, era il nostro cameraman che ci dava direzione. il bello dell'essere live, diceva Rizzo. Anche su questo, no, abbiamo, come dire, rispetto alla questione della sanità, cioè noi siamo intervenuti a difesa dei lavoratori. Credo che la questione della sanità servi sia una battaglia di civiltà, poi, in realtà, no? Poi ci domandiamo dove stavano gli altri sindacati. Come è capitato pure la polizia locale, come è capito un po' dappertutto. Okay. E allora, Borracino, lei sta, diciamo, nella stanza dei bottoni, tra virgolette, nel senso che fa parte della maggioranza, e in regione, e quindi bisogna intervenire, no? Bisogna vedere, ecco, da un punto di vista, al di là della protesta, delle iniziative sindacali, ma poi lei da consigliere sicuramente avrà posto sul tavolo quantomeno delle strategie per venire fuori da questa situazione, che affronteremo meglio, certo, fra poco con Gianni Palazzo, proprio la internalizzazione. Allora, questo è un problema serio, è un problema che riguarda non soltanto gli 870 lavoratori della ASL di Taranto, ma riguarda 4.000 lavoratori in tutta la regione Puglia. È un aspetto di dignità sul posto del lavoro e di garanzia del posto del lavoro. Qui, per l'amor di Dio, non è che se con la internalizzazione si tornasse indietro i 4.000 lavoratori perderebbero il posto di lavoro, perché gli sarebbe garantito la clausola sociale. Ma qui c'è il rischio concreto che diminuiscono le garanzie sul posto di lavoro, grazie, Luigi, alle novità legislative intervenute col Jobs Act, con l'abolizione dell'articolo 18, voglio dire, volute da Renzi e dal Partito Democratico. È riuscito a ma fare nello stesso quello tempo, che Berlusconi voleva fare, ma non ha fatto. Non è riuscito a fare. Pensate un po'. Ma nello stesso tempo riguarda anche un aspetto importante, che è il passaggio del contratto dalla sanità privata a quello della multiservizi, che rischierebbe di far perdere 170-180 euro al mese a persone che ne guadagnano, non arrivano a guadagnare 1.000 euro netti al mese, quindi è un aspetto importante. La seconda questione, molto 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 attenta, sulla quale noi dobbiamo vigilare, dobbiamo far capire, che la Regione, se dovesse confermare le internalizzazioni nella scadenza naturale dei contratti, non farebbe una regalia agli 4.000 lavoratori, perché i direttori generali delle 6 ASL, giovedì scorso in Commissione Sanità,
convocata dal sottoscritto e convocati dal sottoscritto a rispondere alle domande su quanto risparmiano le ASL, tutte e sei le ASL insieme territoriali, risparmiano oltre 6 milioni di euro. Quindi daremmo la dignità a 4.000 lavoratori, daremmo la garanzia della stabilità occupazionale, non perderebbero soldi nel loro magrissimo stipendio, perché non sono deputati o consiglieri regionali come noi che guadagnano 7-8 mila euro al mese, sono persone che guadagnano a malapena 800-900 euro e 150-160 euro farebbero tanti. Pensano. E poi c'è un risparmio per quanto riguarda la regione. Io personalmente, alla tua domanda che non mi sottraggo, io personalmente come componente di questa maggioranza, il mio partito, il gruppo Noi a Sinistra in Consiglio regionale, questa per noi è un aspetto importantissimo, ecco. Non contrattabile. Io ne ho parlato con il presidente Michele Emiliano. Come orientato il presidente Michele Emiliano sulla internalizzazione in quanto tale non eccepisce nulla. Il presidente Michele Emiliano ha delle perplessità rispetto a due sentenze del Consiglio di Stato intervenute recentemente sulla AS di Brindisi e sulla ASL di Taranto, che ha detto che una parte dei lavori affidati alle Sanitas Service non si potevano affidare. Ma rispetto a questo, ma su questo io non voglio rubare il mestiere a Gianni Palazzo, al mio amico e compagno sindacalista, sarà lui a specificarmi le novità intervenute. Benissimo. Che comunque mettono in garanzia i lavoratori che non rischiano assolutamente nulla. Gianni Palazzo, allora abbiamo parlato di questa vicenda della Sanità Service, la problematica delle internalizzazioni, la sentenza intervenuta e quindi il rischio che praticamente si ritorni come il gioco dell'oca, punto e da capo. Facciamo proprio una cronistoria, ovviamente rapidissima, a beneficio degli amici telespettatori, per capire come siamo arrivati alla situazione di oggi, ma ripeto, proprio a tappe forzate. Ma guardi, la storia la possiamo, è stata così intensa, ma la possiamo racchiudere in poche parole. L'esperienza Sanità Service nasce a Foggia nel 2007 e nel 2008, io ho avuto l'onere e l'onore, diciamo, di portarla, di esportarla all'ASL di Taranto, in quanto svolgevo la mia attività professionale di infermiere professionale nell'ASL di Taranto e quindi anche quella di sindacalista. È stata una battaglia di civiltà, abbiamo combattuto in quegli anni le vessazioni che subivano innanzitutto i lavoratori e quella, diciamo, che veniva spesso chiamata cooperative sociali. Di fatto di sociale c'era solamente la macelleria sociale che veniva compiuta ai danni dei lavoratori. Abbiamo trovato di tutto e di più, dipendenti della ditta che anziché svolgere il proprio lavoro in ospedale magari lo svolgevano a casa di qualche nobile imprenditore a spese ovviamente della collettività. Come vedete non c'è bisogno di andare a Roma per trovare mafia capitale. No, è perché proprio direttore è successo, i ragazzi spontaneamente nella bellissima iniziativa che abbiamo fatto svolgere venerdì scorso, hanno manifestato da soli la volontà di porre la giunta regionale e il presidente di Milano nei confronti di una scelta sui servizi nella sanità pugliese. Qual è la volontà della giunta? Sanità Service o puntini puntini mafia capitale? Perché, diciamo, non è una cosa astratta. Sono servizi della pubblica amministrazione. Ricordiamo che Sanità Service svolge attività di ausiliariato, di portieriato, si occupa dell'attività dei commessi. In tutta la regione, diciamo, i servizi appaltati sono stati un po' diversi. L'asta di Taranto riguarda i servizi di ausiliariato, di portieriato, quindi, di pulizia. 208 persone che erano state internalizzate per effetto di quella sentenza, a nostro parere interpretata male dalla direzione rischiano generale rischiano di ritrovarsi ad agosto non più internalizzati. A dire del direttore generale si rischiano affidati alle ditte esterne appena l'appalto Consip sarà pronto. Ovviamente noi ci opporremo ed è per questo motivo che da venerdì scorso abbiamo iniziato una serie di iniziative che sfocerà nello sciopero del 1° aprile e vedremo se fare qualche manifestazione a livello territoriale o a livello regionale, e poi abbiamo già comunicato, lo facciamo anche tramite
approfittando della presenza del consigliere Boracino, devo dire con rispetto di tutti quanti. Noi abbiamo invitato tutti e a volte anche le assenze sono delle risposte. E il grande Mazzarano dove stava? Io non l'ho visto, ricordo però che in una campagna elettorale, se non sbaglio di un paio di anni fa, ebbe espresso la volontà di volermi conoscere. Io ero sempre conosciuto come rappresentante sindacale di una grossa fetta dei lavoratori. Ma secondo me se lei non lo conosce non ci perde proprio niente, forse ci guadagna. Io l'ho conosciuto, però questa volta l'ho invitato. Mi piace un conduttore così, Rizzo, dove lo trovate? Io lo vorrei... Mi avevano sbattuto fuori da tutto e mi sono dovuto mettere in proprio. Ora avete capito perché, no? Io lo vorrei incontrare lui come vorrei incontrare il presidente Emiliano, che durante una nostra occupazione all'ASA di Lecce nel periodo delle primarie non ebbe, diciamo, esitazione a presentarsi in mezzo ai lavoratori e a dire che lui voleva continuare questa volontà. Noi siamo pronti, anche con esperti giuridici, a far sì e a far uscire allo scoperto, diciamo, i limiti di quella sentenza, dicendo che la legge della Comunità Europea e la legge Madia regolamentano gli affidamenti dei servizi della pubblica amministrazione alle società in house, per cui quella sentenza per noi, diciamo, è come se è una questione interpretativa. Prima di andare in pubblicità abbiamo un bell'angolo dedicato al Rizzo, l'USB si espande, cresce, ha una sua presenza nell'ambito della polizia municipale, della polizia locale, ed ecco il coordinatore dell'USB, Angelo Ferrarese. Quali gli obiettivi che l'USB si propone di raggiungere nel comparto, appunto, della Polizia Municipale? L'USB, il comparto Polizia Locale, nasce dall'enorme richiesta dei lavoratori del comparto, ma non solo della Polizia Locale, ma anche di quello di tutto l'ente comune di Taranto, in quanto l'ente e i lavoratori dell'ente sono stati vittima per 10 anni di un sistema oscurantistico che ha visto protagonisti da una parte la pubblica amministrazione e soprattutto la mancanza di azione sindacale dei sindacati tradizionali. Tutto questo ha portato verso l'USB non il consenso, ma istanze da parte dei lavoratori di tutela dei loro diritti. Diritti che abbiamo visto in questi 10 anni di amministrazione Stefano trascurati sia dalla parte pubblica e con naturalmente un riverbero negativo su quello che è la macchina amministrativa oggi. Per quanto riguarda poi specificatamente il nostro comparto, è pesato dalla grave carenza di organico. E inoltre però a fine mandato Stefano si è reso conto di questa carenza, ecco, un po' tardi, no? Questa carenza è cronica e si è accentuata nel corso degli anni. Ora si cerca un attimo di coprire una pentola che è già scoperta. La soluzione di questo problema l'USB l'ha individuato nella stabilizzazione del lavoro precario, che è da sempre un tema, diciamo, avvertito dalla nostra organizzazione sindacale, proprio perché oggi viviamo un attacco al lavoro in ogni sua forma, e un attacco al salario, un attacco allo Stato sociale. E in quest'ottica USB ha già chiarito quali sono le sue direttive. Quali sono le direttive dei lavoratori, di tutti i lavoratori dell'ente, che sono vessati, sono tartassati, sono organizzati in maniera confusa. Questa organizzazione è confusa e sorretta da una complicità sindacale chiara e nota a tutti, che è quella della triade, CGL, CISL. La chiamavano la Trimurti una volta, esatto. Così, no? Rizzo. Esatto. Frigo. Come la Diacalì, in buona sostanza. Ecco. E quindi su questo punto noi abbiamo già proclamato lo stato di agitazione come USB, proprio perché le cose non vanno bene. Le abbiamo evidenziate in assemblea partecipata a tutti i lavoratori dell'ente,
E quindi abbiamo dichiarato lo stato di agitazione, che deve essere non momento di conflitto, ma momento di incontro con la pubblica amministrazione, momento di chiarimento di quelle che sono le tematiche, diciamo ormai decennali possiamo dire, che affliggono l'ente comune, e che deve essere a tutti i costi un momento di rilancio. Bene, ora abbiamo la fascia pubblicitaria, al rientro riprendiamo il giro con l'USB, sanità e polizia locale. Pubblicità. Bene, rieccoci in studio, seconda parte di Polifemo USB. La prima parte, ne abbiamo già parlato, abbiamo parlato nella prima parte di Trivelazioni. Seconda parte, tutta dedicata all'USB, siamo alla seconda sezione della seconda parte. Ci divertiamo come nei libri delle scuole superiori. E allora, Rizzo, coordinatore provinciale dell'USB, l'USB cresce, dicevamo, dopo sempre ovviamente il ruolo fondamentale, no, della presenza dell'USB nell'ILVA e quant'altro, ma notavamo appunto questa crescita, questa diffusione penetrante dell'USB. Beh, più che qual è questo segreto? Non lo so. Che non è la soap opera di Canale 5. Non sarò certo io. Credo che... Quando si lavora bene, si semina bene e si raccoglie, io penso. Guarda, io credo proprio dalle ultime due vicende, da come è nata la questione sulla sanità, sulla polizia locale, io credo che poi alla fine il fatto che si avvicinino parecchi lavoratori da noi sia dovuto semplicemente al fatto che noi siamo lavoratori, cioè, noi ci alziamo la mattina e andiamo a lavorare, non abbiamo in testa quel tipo di sindacato dove il segretario, il coordinatore il giorno si alza, va in ufficio, noi facciamo anche quello, ma lo facciamo successivamente, come dire, al nostro impegno sul lavoro. Per me è piacevole, non nego che è diventata una cosa molto molto più grande, come dire, di quello che pensavo. Poi io a un certo punto direi forse che in questo momento siamo diventati una realtà. Molto scomodi, no, in positivo, eh. Non lo so, io sto comodo. No, ma scomodi non per voi, ma per chi sta dall'altra parte, allora, in questo senso. Io i meccanismi sindacali e politici li conosciamo. Io poi sono uno di quelli, come dire, che la mattina si alza e va a lavorare, diciamo che difendo i lavoratori, però ogni tanto so essere pure cattivo. Io la cosa che non comprendo, è un errore che a Taranto si continua a fare, è quella sorta di meccanismo che porta quasi al non riconoscimento da parte dell'azione sindacale di un'organizzazione come la nostra, che è diventata in questo momento a Taranto di massa, che non siamo più i 200 lavoratori che eravamo, i 30 lavoratori che eravamo 3 anni fa, ma credo che abbiamo superato ampiamente le 3.000-3.500 unità in totale, siamo un po' in tutti i settori, e come dire, però vedo da una certa parte politica, come dire, quasi il tentativo di fare ancora finta che non ci stiamo. Probabilmente anche in quest'ottica, come dire, registriamo le assenze di coloro che non sono venuti rispetto all'ultima iniziativa che abbiamo fatto. Però poi alla fine, Rizzo, quando questi non vengono e poi c'è l'esplosione della partecipazione popolare, alla fine il risultato è raggiunto. Guarda, io credo che... brutta figura. Non perché presente, però io ho fatto una domanda poi a Boraccino, no, l'altra sera, ringraziandolo della partecipazione, e lui mi ha detto: dove ci sono i lavoratori in difficoltà, io ci sono. Cioè, io credo che la politica poi dovrebbe essere questo. Ci sono i lavoratori, il PD va dai padroni. Ecco, qui invece abbiamo la politica degli schemi, purtroppo. Abbiamo la politica degli schemi, quindi se non sei CGL e CISL e UIL, io non vengo, perché altrimenti, come dire, CGL e CISL e UIL si arrabbiano. Ma poi su Sanità Service, in questo momento, con la maggioranza di iscritti che tra l'altro è pure di USB, io non so come fanno ad incazzarsi gli altri. Cioè, polizia locale lo stesso, che anche lì. Siamo riusciti con Angelo e con i colleghi di Angelo nel giro di, ma credo,
sia forse un fatto, come dire, storico pure in Italia. Nel giro di una settimana, cioè, noi abbiamo preso, siamo diventati la prima organizzazione come iscritti, in termini di iscritti lì. Cioè, questo tra l'altro è segno tangibile di qualcosa che a livello sindacale non sta andando nelle tre organizzazioni, come dire, più grosse. Certo. E allora, Borraccino, abbiamo detto, vorrei sapere un po' i passi ora che si faranno. Io proporrei, nella mia piccolezza politica, poi lei chiaramente è il consigliere e decide, cioè, sa meglio come muoversi, un bell'incontro civile, democratico, costruttivo di Emiliano con una folta rappresentanza dei lavoratori, in modo che Emiliano, che devo dire la verità, può piacere o non può piacere, però dialoga. Io devo dire che quando devo chiamare, chiamo, telefono, non per favori personali, ma per problematiche che vengono sollevate, per inviti a trasmissioni, interviste, risponde. Quando non può rispondere al telefono, chiude, però poi si attiva per richiamare in un momento successivo. Ecco, un bel incontro penso che sarebbe, proprio perché potrebbe servire, potrebbe sentire direttamente dalle sue orecchie quelle che sono le criticità che sono sul terreno. Presidente Emiliano, per come lo conosco io, è persona che non si sottrae mai al confronto, soprattutto su temi che riguardano i lavoratori, i precari, i disoccupati. E quindi dicevi bene, Luigi. E io sa benissimo, Borraccino, che io non sono tenero con i politici. Assolutamente, quindi... assolutamente. Sono epici anche i nostri scontri, ma certo, ma al fulmicotone sempre sui temi, rispetto poi nel grande rispetto delle persone, io riconosco il tuo ruolo giornalistico da pioniere che stai portando avanti in questa città per la tua informazione libera, e tu riconosci, e devo ringraziare Borraccino, anche le persone, i tecnici che mi sono accanto. Esattamente. Polifemo non è di Luigi Abbate, ma Polifemo è di Giovanni, Polifemo è di Francesco, non è solo mio, Polifemo è della città. Ed è un bene da tutelare, quello della libertà di informazione e di stampa è un aspetto importante. Dicevo, conosco il Presidente Emiliano, su questi temi non si sottrae, è mia intenzione, perché ho parlato con lui venerdì pomeriggio, prima della mia partecipazione all'assemblea molto affollata e straordinaria, di grande empatia e di grande passione dei lavoratori che liberamente erano in quel teatro, quell'auditorium che ricordavano dei congressi straordinari, vecchi, di vecchia politica, perché davvero c'era partecipazione ed entusiasmo che si tagliava e si toccava con le mani. Detto questo, io ho chiesto al Presidente Emiliano, Luigi, di non sottovalutare il tema. Presidente, ti ripeto, è preoccupato per l'aspetto giuridico che citava poc'anzi il mio amico Gianni Palazzo. Il problema fondamentale è che però bisognerà far comprendere al Presidente, far capire al Presidente Emiliano, perché lui facendo forse la deformazione giuridica, da un lato ecco. Questo, ma dall'altro fa il Presidente della Regione, quindi è preso da centinaia di problemi ogni settimana. Riuscire a trovare quello spazio per farlo dialogare con i lavoratori, con la delegazione dei lavoratori e con degli avvocati, per far capire che quell'aspetto particolare è superato da una legge stessa già del 2014 dello Stato, del novembre 2014, che ha superato la normativa del 2012, la cosiddetta Spending Review bis di Monti, la prima cosa. La seconda cosa, che c'è una sentenza, sempre del 2014, della Corte Costituzionale, che supera questo aspetto particolare. E le ultime vicende sulla normativa nazionale da parte del Ministro Madia dà la possibilità dell'affidamento a società in house. Qui parliamo, lo voglio ricordare, di società in house ad intero capitale pubblico. Vale a dire, non c'è interesse di un privato anche con percentuali bassissime, parliamo di una società interamente a capitale pubblico. Rispetto anche rispetto alle due sentenze della Corte del Consiglio di Stato per Brindisi e per Taranto, lo dicono oramai fior fior di giuristi, che quelle motivazioni sono state superate. Che fare? Discutere le sentenze? No, perché io conosco un precedente di un personaggio politico che discuteva le sentenze. Le sentenze si applicano e non si discutono.
però si trovano le soluzioni. Però, siccome c'è una normativa nuova, ci sono i presupposti per poter rifare le delibere da parte dei direttori generali di Brindisi e di Taranto per l'affidamento di quei servizi nuovi, motivando la delibera alla luce delle nuove normative intervenute. E questo bisognerà fare. Chiudo dicendo che su questo tema, Luigi, io, che non sono io, e il mio partito e il mio gruppo consigliare, abbiamo detto che su questo tema non siamo disponibili a contrattazione politica. Noi siamo dell'idea che questo sia un punto qualificante sul quale si vede la tenuta della maggioranza. E allora, Gianni Palazzo, coordinatore dell'USB, vediamo il rapporto di voi dipendenti, voi lavoratori, rispetto alla classe politica. Come vi siete mossi, al di là ora dell'incontro, no, con Borracino, che ha dato comunque, sta affrontando il problema, poi le decisioni spetteranno ad Emiliano, però diciamo, ma ecco, vediamo questo iter, voi vi sarete rivolti ai vari soggetti politici, a livello di regione, a livello di Parlamento, vediamo facciamo questa storiella, no? Questo percorso, alla fine uno bussa alle varie porte, tup tup, e la porta rimane chiusa. Guardi, io non ho la stessa impressione, mi dispiace di sentire dal consigliere Borracino, che invece è stato l'unico, ma dagli anni del 2008 io, diciamo, non essendo un tarantino adottato, me lo sono ritrovato al mio fianco insieme ai lavoratori. Lei di dov'è? Sono dalla provincia di Lecce. Ah. Me lo sono ritrovato al mio fianco, Campi Salentina. Ah, senza che nessuno l'avesse chiamato, perché proprio quello che ha detto prima il mio compagno e coordinatore provinciale di Taranto, Francesco Rizzo, ovvero la politica serve a stare al fianco del lavoratore nel momento in cui questi hanno bisogno. Devo dire, ahimè, che da agosto di quest'anno che noi ci rivolgiamo al Presidente Emiliano non abbiamo avuto risposte, perché il Presidente Emiliano non considerava una priorità Sanità Service, e siamo arrivati alla soglia, perché il Direttore Generale, diciamo, ha detto che ad agosto, in assenza di direttive da parte della Giunta regionale, è obbligato a riesternalizzare il servizio. Devo dire, direttore, con un effetto paradosso, il Presidente Emiliano, insieme a tutti i presidenti delle altre regioni, ha presentato un emendamento alla finanziaria in cui diceva che per razionalizzare la spesa e per ridurre la spesa nella sanità bisognava internalizzare i servizi. Poi ovviamente il governo Renzi, con il ministro Poletti, che era l'ex presidente dell'Ecacop, non poteva accogliere un emendamento del genere proposto dalla conferenza delle regioni all'unanimità al governo nazionale. Devo dire che, ancora una critica, sia al partito di maggioranza all'interno del Consiglio regionale, sia al Presidente Emiliano, che bisogna governare non sulla scorta delle sentenze della magistratura, ma con una scelta, con una visione politica, per cui noi abbiamo bisogno in questa regione, nella provincia di Taranto, e sulla Sanità Service di Taranto, che la Giunta regionale dia delle direttive di origine politica, non siano gli amministratori, i politici, i burocrati, non possono essere dei semplici burocrati. Perfetto. Ah, diciamo, è stato così sulla Xylella, sul caso Ilva, certo. Sulle Sanità Service non possiamo continuare ad andare avanti così. Come diceva giustamente il consigliere Borracino, c'è bisogno di una presa posizione da parte di tutti. Non mi faccio esprimere su quelli che sono stati i contatti con altri consiglieri regionali, no, seppur di maggioranza. Fra poco, perché quelli del PD mi fanno eccitare sapere come si comportano quelli del PD. Guardi, sarebbe tanto da dire, diciamo. Fra poco. Abbiamo bisogno di tutti. Si tenga la domanda e poi mi dia la risposta. Voglio sapere, per esempio, quando avete tuzzato, come si suol dire, Mazzarano, invece di Mareschà, il consigliere sembra che non abbia risposto. Guardi, vabbè, fra un po', se sì, non puoi, sì, sì. Nel terzo e ultimo giro. Ritorniamo da Angelo Ferrarese, coordinatore dell'USB della Polizia Locale. Altre criticità del settore? Direttore, guardi, le criticità sono talmente tali che i lavoratori di base dell'USB
hanno manifestato il disagio proprio per quanto forse riguarda... Forse anche la mancanza di un assessore incide. Oddio, se poi certi assessori, se l'assessore alla Polizia Municipale, nominato eventualmente, dovesse essere come certi assessori, meglio non averlo. In effetti, direttore, c'è molta confusione su quello... Questa è una cosa da sottolineare, cosa con la C minuscola, una cosa. Andiamo avanti. C'è perché un... ride? No, una cosa con la C minuscola, non maiuscola. Prego. C'è confusione per quanto riguarda l'indirizzo che si vuole dare al corpo di polizia locale. Confusione perché nasce soprattutto, come le dicevo prima, dalla carenza dei numeri. Confusione che nasce sulle politiche lavorative che si vogliono adottare per quanto riguarda il corpo. Non ultimo c'è la dichiarazione di intenti di indire un concorso. Si scorda però che noi abbiamo personale a tempo determinato, sospeso, lavoratori precari che ambiscono almeno a lavorare il tempo che le è consentito. Ed è uno. E per quanto riguarda l'organizzazione prettamente del servizio, anche lì vi è molta confusione. USB lo ha rilevato, i lavoratori di base dell'USB lo hanno rilevato e lo hanno fatto presente al dirigente della struttura, a cui hanno chiesto un incontro a breve termine proprio per discutere non di un rilancio, ma di un'efficienza del servizio che non è più aderente a quello che era magari 20 anni fa. Questo anche perché soprattutto per i numeri e per le mutate esigenze di una città che vede dinamiche del traffico sempre più aggressive, dinamiche contrarie a quelle che sono le norme di polizia non aria, contrarie a quelle che sono le norme di polizia ambientale e che chiede al corpo oggi, che non può dare risposte oggi proprio in termini di numeri, risposte su molte però piccanti. Io penso che le responsabilità più che del comando della polizia siano proprio dell'amministrazione. È lì che è il problema, che poi tutto da quelle carenze amministrative politiche si riverbera a cascata. Allora, USB, direttore, è un sindacato, ribadisco, che fa del conflitto sindacale il mezzo per addivenire alla giustizia sociale. È naturale che in questo si intravede che cosa? Si intravede l'adesione intorno ad USB è dovuta proprio a questo modo nuovo di fare sindacato, è dovuto al fatto che l'amministrazione non dà indirizzo non solo alla polizia locale, ma a tutto l'ente, proprio non è carente sotto forma di indirizzo politico. È naturale che poi questa carenza la paga in primis il cittadino, perché noi scordiamo sempre che noi siamo erogatori di servizio che vede come terminale ultimo di questa erogazione il cittadino, che risente di questa mancanza di indirizzo, che risente di questa mancanza di inefficienza, che non dipende assolutamente dal lavoratore, il quale anzi con abnegazione ha garantito all'amministrazione e con l'adesione anche, ripeto, torno a dire, perché in questa situazione di conflittualità che ci ha portato a indire lo sciopero, perché le ricordo, direttore, che il primo aprile abbiamo detto, il primo maggio. Il primo maggio detto e i liberi e pensanti che faranno? Faranno un concerto. Non so, e noi abbiamo. No, è chiaro che non c'entrano niente loro, poveretti. Quando abbiamo un problema però che andrà... Quella scelta è stata fatta insieme ai lavoratori, erano un centinaio di lavoratori in assemblea, ed è stata scelta quella giornata, chiaramente io non lo nego, forzando sul fatto che quel giorno ci sarà una marea di gente qui a Taranto, per far pressione sull'amministrazione comunale, ma per dire, per lanciare un messaggio, cioè per dire guardate che noi siamo lavoratori come tutti gli altri. Ok, allora prima della fascia pubblicitaria uno spot che noi abbiamo creato, uno spot per gli eventi di Pasqua, non solo la Settimana Santa, i riti, ma anche altre iniziative, il Mysterium Festival, la visita nell'ambito dei vari ipogei e quello che è importante poi il Marzo della Cultura. È un modo di promuovere il nostro territorio. Pubblicità, spot e pubblicità.
Pasqua 2016, Taranto con i suoi riti, la sua storia, le sue tradizioni, la sua cultura, i suoi tesori e i suoi eventi. I riti della notte tra il giovedì e il venerdì santo, allorquando l'Addolorata esce dal pendio di San Domenico in Città Vecchia. Il suo dolore e la sua sofferenza rivivono nell'animo dei presenti in una cornice suggestiva e ricca di pathos. È il mistero che diventa fede e la tradizione che diventa partecipazione. Nel tardo pomeriggio del Venerdì Santo esce dalla Chiesa del Carmine la processione dei misteri, 11 elementi tra simboli e gruppi lignei raffiguranti episodi della passione di Gesù portati appunto in processione dai perdoni. Non solo riti, ma tanto altro ancora. Mysterium Festival dal 9 al 27 marzo. Fede, arte, storia, tradizione, cultura, cinema. Mostre, musica, convegni, installazioni artistiche, enogastronomia, percorsi artistici, teatro. E ancora, itinerari ed eventi culturali tra aree archeologiche, monumenti, ipogei e musei della Città Vecchia di Taranto. Dal 12 marzo al 7 aprile. Marzo, mese della cultura, una molteplicità di eventi a partire dall'8 marzo fino a Pasqua ed oltre, che vede coinvolti anche l'intera rete dei musei cittadini, associazioni e club service, le confraternite e le scuole. Un'offerta culturale concentrata nel mese particolarmente intensa che vuole dare il segno in un impeto di crescita della città in direzione della cultura. Orgogliosi di mostrare Taranto nel mondo. Ci risiamo, siamo di nuovo in studio, ultima parte di Polifemo relativa all'USB, riprendiamo il giro e allora Francesco Rizzo, un USB che io dico a livello locale sta crescendo, sta sfondando, ora forse il passo successivo sarebbe far vedere la vostra presenza ai tavoli romani, ai tavoli pesanti. È la crescita, no? Cioè uno dice vinco la Coppa, lo scudetto, ora appunto alla Champions, diciamo, come la nostra Juventus. Diciamo che quel problema a livello nazionale l'abbiamo risolto qualche tempo fa. Poi Roma, tra l'altro, come dire, no? è la città con, credo, con dove USB, come dire, è una realtà. Anzi, ci accusano in questi giorni di aver fatto un'alleanza e di riuscire, come dire, addirittura ad eleggere con i voti dell'Unione Sindacale di Base pure il sindaco di Roma tramite un inciucio con i 5 Stelle. È uscito sulla stampa nazionale sta notizia. Quindi, fortunatamente, questo problema, diciamo, a Roma non ce l'abbiamo. A Taranto, come dire, io l'ho detto prima, io sono contento. Anche e soprattutto perché a questa organizzazione si stanno avvicinando un sacco di lavoratori, alcuni spaventati perché poi quando, ecco, diciamo che nella testa, poi alla fine uno dice il sindacato, sai, ma fare il sindacalista è una cosa complicata, una cosa difficile, in realtà non è così. Cioè fare il sindacalista è, come dire, portare addosso, come dire, le istanze dei prendersi lavoratori. Le responsabilità, e chi meglio di un lavoratore, anzi il problema il sindacato ce l'ha quando si imborghesisce, quando esce fuori dai luoghi di lavoro, quando non sta presso i lavoratori e quando, come dire, perde di vista il punto di vista dei lavoratori. Io credo che... Ma pure la FIOM si è imborghesita molto, perché poi Rizzo, e qui mi diverto, quando vediamo qualche sindacalista o qualche politico con il sigaro in bocca, brutto segno, ci siamo capiti, no?
Ma nella FIOM c'è qualcuno che usa il sigaro, no? Parecchi. Io fortunatamente sono sigarette, no. Anzi, sto cercando pure di smettere. Di smettere. Ok. E allora, Mino... Io non fumo. Fa bene. Fa bene. Bene, e allora... Borracino, parliamo di questo, concludiamo questo impegno, l'analisi di questo impegno, l'esposizione della Sanità Service, e poi anche un po' parliamo di sanità. Qui la situazione per Taranto, considerando anche i drammi ambientali, è quella che dovremmo avere una corsia preferenziale, compensazione, no? ai guasti. Sì. Allora, sulla questione della Sanità Service, chiudo. Chiaramente non dalle telecamere, perché una persona che fa politica non le fa da questo strumento, per quanto importante. L'ho fatto già in questi giorni e lo continuerò a fare, chiamando a raccolta tutti quanti i colleghi consiglieri regionali, tutti, di maggioranza e di opposizione, perché devo dire la verità, in Commissione Sanità, che è il luogo deputato dove si discute di queste cose, di cui io faccio parte, ad esempio c'è una certa convergenza con i consiglieri del Movimento 5 Stelle, con i quali stiamo lavorando bene insieme su questo tema. Devo dire la verità che ci sono sensibilità anche in qualche consigliere regionale del centrodestra di Forza Italia e in qualche consigliere regionale del Partito Democratico. Che, no, devo dire la verità, qualche consigliere regionale del Partito Democratico, qualche consigliere regionale, è una compagine abbastanza ampia e variegata di varie sensibilità, anche nel Partito Democratico ci sono consiglieri che vogliono lavorare su questa cosa. Uno anche sta su sulla Ventino e l'altro fa il filo emiliano. Anche su Taranto ci sono consiglieri, su 9 consiglieri, io proprio stamattina ho parlato ad esempio con il consigliere Gianni Liviano e con il consigliere Renato Perrini, che è dell'opposizione, e chiaramente intendiamo far agire un'azione unitaria su Taranto per tentare di riuscire a portare questo risultato. Anche per onestà intellettuale, anche dell'impegno di Luigi Morgante. È una persona che al di là degli schieramenti... Non l'ho sentito su questo tema. No, dico in generale, ci sono comunque delle posizioni trasversali che riguardano... No, ma Luigi, io per l'amor di Dio, credo e lavorerò in maniera tale che tutti quanti insieme, senza gelosie, senza voglia di primogenitura alcuna, perché noi dobbiamo arrivare al problema. A me serve poco mettermi la medaglietta di essere stato il difensore e non risolvo il problema. Mi interessa portare a casa insieme agli altri, portare a casa il risultato per i lavoratori. Non mi sottraggo alla domanda. Rapidamente, sanità, perché velocissimamente. Abbiamo io proprio, ho siamo fatto, in conclusione. Dirò le cose che sto dicendo in questo momento e che ho anche scritto in un intervento pubblico, integralmente riportato da alcuni giornali, uno per tutti la Gazzetta del Mezzogiorno, che Taranto, per le particolarità che ha, non doveva essere toccato dal piano di riordino ospedaliero, non per una questione campanilistica. Velocissimamente, numero uno, Taranto ha la più bassa percentuale dei posti letto per migliaia di abitanti tutta la Puglia. Numero due, Taranto ha una pianta organica che deriva da una falsa applicazione, da un'errata applicazione durante i tempi della giunta Fitto del 2003-2004, sottostimata di 1900 dipendenti. Taranto è hotspot nazionale per quanto riguarda la questione dei flussi migratori, e quindi con centinaia di persone che arrivano nel nostro porto, che vanno assistiti, che sono gente in carne ed ossa, esseri umani come noi, che devono ricevere assistenza, e quindi il sistema sanitario tarantino è impegnato su questo. Taranto è notoriamente riconosciuto per quanto riguarda l'alta incidenza tumorale, oncologica e quant'altro, per la presenza dell'industria e per le emissioni inquinanti. Detto questo, quindi indagini epidemiologiche accertano questo, per questi quattro elementi Taranto, secondo me, dal piano di riordino ospedaliero non doveva essere toccata, perché non possiamo dire curiamo Taranto e poi nel momento in cui ci sono le possibilità di curare Taranto, noi invece abbiamo chiuso di fatto l'ospedale di Grottaglie, che era un ospedale efficiente, dico soltanto una cosa, che era il punto nascita più efficiente dopo quello del Santissimo. Lì è nato il mio nipotino Alessandro, in quel di Grottaglie. E tu puoi testimoniare l'efficienza di quell'ospedale quanto è. Certamente. Ed è davvero un'ultima domanda, pugno. Quando avremo l'assessore regionale di Taranto? Senti, tu lo sai che io non mi sottraggo mai alle domande.
potrei anche fare melina e dire chiedere al Presidente. Io sono convinto che il Presidente ben presto ottempererà ad un aspetto importante, dotare Taranto di un assessore. Penso che entro maggio, giugno, questo aspetto sarà sicuramente risolto. Io spero che sia, stavo riflettendo, che non sia Mazzarano. Lascia stare. Oh, posso sperare? Io ci spero. Sarà allora, il Presidente a decidere, secondo le sue competenze. Angelo Gianni Palazzo, e allora rapidamente, dicevamo queste porte a cui voi lecitamente avete bussato per avere risposte verso i lavoratori, e partiamo dal tup tup in casa PD. Tup tup Mazzarano, tup tup Pedassuglio. I giri fatti da parte dei lavoratori in maniera autonoma ci hanno fatto pervenire. Mi viene in mente la canzone di Gigi D'Alessio, quando rifiuti, parla, dice, le porte in faccia ricevute, dei rifiuti, però non mollare mai. Ma guardi, comunicazioni e risposte ufficiali per il momento non ce ne sono state ancora date, ma noi non demordiamo dal farli uscire allo scoperto. L'abbiamo fatto invitandoli a quella manifestazione di venerdì 11, lo faremo il 1 aprile nel momento in cui faremo lo sciopero. Addirittura siamo intenzionati, in assenza di risposte, ad invitarli a festeggiare con noi il 1 maggio sotto la presidenza della giunta regionale. Allora, voi dovete sapere che noi abbiamo creato una rubrica, un format nuovo, che si chiama Occhio a quei due. I due siamo io e l'operatore video, nonché giornalista Francesco Borgia, che è dall'altra parte della telecamera. Tipo le Iene, tipo Striscia la Notizia. Per cui, quando c'è l'evenienza, basta che ci chiamate e noi... Certo. Va bene. Si parte all'assalto. Okay. E allora, per concludere, Angelo Ferrarese, i rapporti con le altre sigle. Siete tutti sulla stessa barca, però si rema in diverse direzioni molte volte, purtroppo. Direttore, guardi, per quanto riguarda i rapporti sindacali con le altre sigle, ci vedono essere punta di diamante dei lavoratori. La rete dei lavoratori. Nostro Mandzukic, va bene, Rizzo, noi siamo juventini, lo possiamo dire. I rapporti, loro, le tre sigle confederali ci tacciano di non essere rappresentativi. Invece noi diciamo oggi, USB dice oggi, USB Polizia Locale e Pubblico Impiego dice oggi, che è rappresentativa di tutti quei lavoratori che nel giro di un mese e mezzo hanno detto no, no al ricatto salariale, no al ricatto sul lavoro, rappresentativa quindi della base del lavoro, quello giusto, quello pulito, quello vero, quello operaio, per intenderci, per parlare in una lingua che ci piace parlare e che ci piace entrare con queste affermazioni, entriamo matematicamente contro quelle che sono le logiche consortili, quelle che sono le logiche che hanno spinto questi sindacati a non fare più sindacato reale. Ma la spartizione, esatto, dei panni. Esatto, ed è proprio quello che abbiamo vissuto nell'ente, l'abbiamo vissuto proprio sulla nostra pelle come lavoratori, perché abbiamo visto con determinati meccanismi contrattuali e di progressione che dovrebbe essere sociale, quindi garantita a tutti i lavoratori, quindi abbiamo visto questi sindacati confederali spartire con queste logiche rappresentativi di poco il 100% di quello che dovrebbe essere le conquiste di tutti i lavoratori. Okay. Bene, abbiamo completato questa parte, intanto preannuncio, così ci prepariamo, il 5 giugno Polifemo L'Occhio di Abate compie un anno di sacrifici, un anno di impegno, siete tutti invitati, faremo una manifestazione, vedremo cosa organizzeremo, mi sto inventando anche qualcosa, ci sarà un'immagine, un divieto di sosta, con il volto di un politico, poi potete immaginare chi sarà, e ci sarà la scritta "Io non posso entrare". Poi ci sarà un'altra bella immagine con un cane, dono, il cane del nostro operatore video Francesco,
e invece io posso entrare. Poi, nei prossimi giorni, ci sarà un premio per chi indovinerà chi è questo politico. Ci verrà molto poco a individuarlo. Davvero poco. No. Va bene, e allora grazie a Francesco Rizzo, coordinatore provinciale dell'USB, grazie a Mino Borracino, consigliere regionale, grazie a Gianni Palazzo, coordinatore dell'USB comparto sanità, grazie ad Angelo Ferrarese, coordinatore USB polizia locale. Ora di nuovo il nostro video promozionale degli eventi culturali di Taranto per far crescere il nostro territorio, a seguire la fascia pubblicitaria e poi una parte davvero ricca di Polifemo, dove vogliamo dare spazio, come stiamo facendo da un po' di tempo a questa parte, ai vari soggetti che hanno da dire qualcosa. Sentiremo l'imprenditore Tiziano Ricci, affronteremo una problematica relativa all'ASL, insomma, Polifemo non finisce qui, pubblicità. Pasqua 2016, Taranto con i suoi riti, la sua storia, le sue tradizioni, la sua cultura, i suoi tesori e i suoi eventi. I riti della notte tra il giovedì e il venerdì santo, allorquando l'Addolorata esce dal pendio di San Domenico in Città Vecchia. Il suo dolore e la sua sofferenza rivivono nell'animo dei presenti in una cornice suggestiva e ricca di pathos. È il mistero che diventa fede e la tradizione che diventa partecipazione. Nel tardo pomeriggio del Venerdì Santo esce dalla Chiesa del Carmine la processione dei misteri, 11 elementi tra simboli e gruppi lignei raffiguranti episodi della passione di Gesù portati appunto in processione dai perdoni. Non solo riti, ma tanto altro ancora. Mysterium Festival dal 9 al 27 marzo. Fede, arte, storia, tradizione, cultura, cinema. Mostre, musica, convegni, installazioni artistiche, enogastronomia, percorsi artistici, teatro. E ancora, itinerari ed eventi culturali tra aree archeologiche, monumenti, ipogei e musei della Città Vecchia di Taranto. Dal 12 marzo al 7 aprile. Marzo, mese della cultura, una molteplicità di eventi a partire dall'8 marzo fino a Pasqua ed oltre, che vede coinvolti anche l'intera rete dei musei cittadini, associazioni e club service, le confraternite e le scuole. Un'offerta culturale concentrata nel mese è particolarmente intensa, che vuole dare il segno in un impeto di crescita della città in direzione della cultura. Orgogliosi di mostrare Taranto nel mondo.